Oggi vi porto a mangiare le tagliatelle. Questo è un posto che mi ha consigliato un mio amico, Paolo. Paolo Frega, sì, lo nomino. Ciao Paolo, sono qui a mangiare da Zaghini, dove mi hai consigliato te. Eh sì ragazzi, siamo da Zaghini e adesso prima di tutto vi faccio vedere dov'è. Praticamente è un ristorante albergo. Allora, questo è il telefonino, ristorante albergo Zaghini, si trova in piazza Gramsci 14 a Sant'Arcangelo di Romagna. Quindi poi non dite che no, non vi dico dov'è che vado a mangiare. Allora, piatto tipico, piatti tipici romagnoli ovviamente, qui non c'è il menù degustazione ma si parte dall'antipasto, primi, secondi, dolci, contorni, come Gesù comanda, come Dio comanda. È aperto dal 1895, è sicuramente un posto comunque storico perché c'ha cacchio più di 100 anni e qui le tagliatelle ragazzi le fanno a mano, le fanno proprio qua. È un albergo ma è anche ristorante. Noi abbiamo prenotato stasera e vediamo un po' che cosa ci porta questo dottor Zaghini. Sembra che Marcello Mastroianni, ragazzi, vi sto raccontando come ho letto nel telefonino, Marcello Mastroianni abbia vissuto in questo albergo e all'ora di pranzo andava in cucina, si sedeva di fianco a Alicia, che è la sorella di Edoardo, e mentre faceva le tagliatelle romagnole, e diceva che mangiarle con il piatto appoggiato sui fornelli della cucina gli faceva sentire lo stesso profumo di sua mamma. Ragazzi, secondo me è tanta roba, e quindi adesso andiamo dentro, vediamo stasera che cosa ci combina. Vi faccio vedere, vi do uno sguardo ragazzi del locale, qui si mangia fuori, ma si mangia anche dentro. Allora raga, vi faccio vedere il menù, quindi qui è dal 1895. Date un'occhiata cosa c'è scritto lì, la pasta fatta a mano, tagliatelle al ragù, piselli, ragù piccione, cioè guardate la roba che fa questo, porca miseria. Agnello al forno, rosso di vitello con il porchetta, involtini, parmigiana, pollo alla cacciatora, roast beef, mamma mia quante robe fa. Ah, anche c'è anche la brace, contorni, dolci, beh di roba ne fa tanta, Adesso scelgo e poi vi dico, Guarda anche i dolci, 3, 6, 7, 8 tipi di dolci. Questa ragazzi è la parte interna, ovviamente d'estate si mangia quasi esclusivamente fuori, Però bella, mi piace. Mi sto addentrando per vedere qualche quadro, raga. Tanta roba, Allora, chi è questi? Quella Montezemolo, la Fenec, ragazzi. Ma qui di roba ce n'è, Ci siamo presi tagliatelle al ragù e piselli, specialità loro. Cappelletti verdi al formaggio di fossa. È vero che in questi 45 gradi non è che siano proprio, però io li volevo sentire perché sul sito dicono che era una delle loro specialità. Qui ragazzi tutta la pasta è fatta a mano, avete sentito, non esiste un qualcosa che non sia fatta a mano. Involtini, la loro specialità, involtini fatti a mano, fettina di carne avvolta con il prosciutto cotto dentro, sopra la pancetta, secondo me è una spacca. Chips di patate fritte, noi siamo in grazia di Dio e vediamo cosa scatta fuori. Sì, partiamo proprio con la Lori, si è già mangiato un pezzo di questo qui, che ha detto che è buonissimo. Piada, grissini, che Dio buono, guarda che grissino, però non mi ispira la piada. Metà si spacca. Buonasera. Questa ragazzi è l'entrata dell'albergo, vedi? Questo è un posto che mi ispira. Non mi conoscono ma hanno già capito, esatto. Tutto, guarda che roba, cioè una ciotolina. Un bidone di roba. Dicevi scusa? Mi devo avvicinare al microfono. Bene, tu stasera puoi mangiare, questa è la tua la ciotola di formaggio che lui non mangia. Madonna, mai. Ma un quintale ce n'è! Ma che bello!
Perché se no lei lo prende e lo mangia così. Buono, bello questo. La consegna è stata effettuata delle tagliatelle e dei capelletti verdi di Fossa. Fermi, eh? Allora, questa è la consegna. Cappelletti e tagliatelle, porzioni direi abbondanti. Qui ci sono i pisellini e questo è il mio formaggino, eh? Adesso la Lori comincerà subito a spararsi i suoi capelletti verdi. Ragazzi, mi ispirano proprio queste. Date un'occhiata, raga. Una larga, una fina, una erta, una diversa dall'altra. Il ragù è bello compatto, prima la sentiamo così, poi ci mettiamo un po' di piselli e poi ci mettiamo il formaggino. Buona, buona, la sfoglia bella ruvida, bella compatta, il ragù veramente concentrato, molto buono. Fermi. Allora, ci mettiamo adesso un po' di... Secondo si può? Allora, adesso, visto questi piselli, ne ho sentito uno veramente buoni. Ma che sapore questi piselli, ragazzi. Veramente devastanti. Facciamo un'aggiuntina di formaggio. Non mi stai bene, ma c'è tutto formaggio. Beh. Perché? Mi sta bene. Non li ho messi dappertutto perché li devi mangiare anche te, pensavo che. Sono buoni, eh. Sto ancora finendo le tagliatelle, qua c'ho i cappelletti, ma. Ho paura che l'abbiamo trovata, eh. Forse la tagliatella più buona che abbia mai sentito fino adesso. Questa batte anche quella dell'ultimo video che ho fatto. Il ragù concentrato, ragazzi, ignorante, ignorante proprio. Non ha lasciato un filo d'olio, bello. Bello succoso. Simone. E se andiamo all'assaggio dei cappelletti col formaggio di Fossa. Cappelletti verdi, eh. Non è questo. Buono il cappelletto, vedo che era ripieno di non mi ricordo, sempre di anche di sempre ripieno di formaggio di Fossa, se non sbaglio, non voglio dire una cazzata, eh? Adesso ve lo dico di cosa era ripieno. Domanda tecnica, cappelletto ripieno di? Allora, è un misto di formaggi. Ah, ok. Cioè, sì, ci sono diversi formaggi. Formaggi di Fossa fuori da... Parmigiano, pecorino, e così come nella fonduta c'è del latte, c'è del burro, c'è la panna, c'è parmigiano, pecorino. Perfetto, perfetto. Quindi avete sentito, ripieno di un mix di formaggi. Sto convenendo con la Lori che anche lei ha notato che c'era una tagliatella piccola, non un po' più larga, erano belle ruvide sopra. Il ragù era talmente concentrato e amalgamato che al momento voglio decretare la miglior tagliatella al ragù che abbia mai mangiato. Decretato. Decretato, ok? Al momento è la più buona, ma era veramente, veramente buona. E il locale si è praticamente riempito. Pieno, pieno, raga, pieno. Si è riempito. E obiettivamente da fuori non gli dai una lira, ma devo dire che tanto, tanto, tanto di cappello, organizzati, veloci. Adesso stiamo aspettando il secondo, appena arriva, veloci, si mangia e poi
però posto spettacolare. Cioè ragazzi, ha portato l'involtino, l'involtino è, cioè non è un involtino, è un involtone, guardate, guardate che roba, non è un involtino, un involtone, mamma mia, oh. Le chips, spettacolo, eh? Mamma santa. Taglio? Vado al taglio. Taglia, taglia. Allora, taglia un po', ci sono, nel mezzo ci sono gli stuzzicadenti, eh? Dio boh, guarda che roba. Mamma mia, guarda che roba. Ma che roba, ragazzi! Con ragù. Questo è il ragù, delle tagliatelle, eh? Com'è? Eccolo. Stuzzicadenti trovato. Questo è il ragù delle tagliatelle. Una roba, un po'. Capisco perché questa è la loro specialità. Vi assicuro che una roba così buona non l'ho mai sentita in vita mia. Mamma santa. Oh, le patatine non le ho sentite neanche. Dai! Ma va che. Perché? Basta di prendere il mio ragù. Dai, per te, tieni. No, no. No, io. Ma com'è che roba? Questa è una patatina al ragù. Carreggiano le tagliatelle al ragù come se non ci fosse un domani. Potevamo non prendere il dolce, sentite che casino ragazzi. Crema al cucchiaio con biscotto di savoiardo. Questa mi ispira. Se no vabbè, c'erano i soliti dolci, tra cui la zuppa inglese, c'erano anche i semifreddi, però crema al cucchiaio con biscotto di savoiardo, ragazzi, questo spacca, ne sono sicuro. Questa è la mia crema, la Lori ribaltava il vino col tappo chiuso, poi dava a me dell'imbriaco. Ta-da! Allora, questa raga è la crema, guardate lì che spettacolo. E questa è la zuppa inglese. Tanta roba, eh? Madonna, ragazzi. Io penso si faccia così. No, ho fatto una cazzata. La crema è speciale. Forse se avessi messo 4-5 savoiardi a gusto mio. Scusate ragazzi, è un casino, però la crema è veramente speciale. La faccio sentire alla Lori perché ne vale veramente la pena, chicca. Fidati. No, io un pezzettino sento di questo. La zuppa inglese, secondo me. La zuppa inglese era la mia. Buona. No, guarda. Che casinara. Poi sono io che faccio i casini, eh. Mi ha messo la zuppa inglese, io la volevo bere così. Basta. Due caffè o uno, non so se Lori lo vuole. Conto e poi andiamo a fare un giro a Sant'Arcangelo. Allora, io e la Lori stavamo un attimo discutendo, nel senso, stavamo analizzando, madonna come so parlare, analizzando lo scontrino, se non inciampiamo per terra perché ci siamo fottuti una bottiglia di vino. Allora partiamo dalla bottiglia di vino in due, bottiglia di vino 20 euro, ok? Esatto, partiamo da lì. I due primi, 14 e 14, l'involtino che per me era una roba spettacolare, 12, patate fritte 6, ecco forse un pochettino caruccio. Era una montagna di patatine, scusate, sì, però era una montagna. Però la patata, Lori, la patata, l'ancosta in cast. Scusate, però adesso è una. Vabbè, patata. Sto zitta. No, però effettivamente ci pensi, quanto costa una patata? Quella è una patata grossa, 10 centesimi. Poi crema 6 euro, che la mia, e la zuppa inglese 7 euro. Allora. E acqua minerale 2,50 euro, caffè 4 euro, insomma alla fine, come si dice in dialetto pesese, I haven't spent 90 euro. E questo è lo scontrino, ve lo faccio vedere. Fraganti, 90 euro.
Ok, allora, togliamo la bottiglia di vino, sarebbero stati 70 euro, ok? Secondo me ci sta, ci stanno, perché comunque sì, magari se quello è un retto, quei due oretti un pochettino che costano di più, però secondo me ci stanno tutti alla grande, quindi per la qualità, giusto, e anche la quantità, perché comunque non è che sa, quindi io al momento la voglio nominare, per me in questo momento la tagliatella più a ragù più buona che adesso andiamo a fare la chiusura di qua, ragazzi, da soli, questa è matta. Per me è in assoluto fino adesso la tagliatella al ragù più buona che io abbia mai mangiato. Ma te sei matto, bello. A te sei matto, ragazzi, siamo a Sant'Arcangelo, bello, in mezzo alla città, questo è scema. Mi sporchi, ma siamo, no, ragazzi. La maglietta. Beh, di 5 euro. Sì, 5 euro, cazzo, questo è Capitan America. Beh, ragazzi, a posto. Quindi consigliatissimo, Zaganti dal 1895, tagliatella ragù, top, e anche il resto. Quindi veniteci. Top, ciao, iscrivetevi al canale di Cieco PT, cliccate sulla campanella, vi saluto, ciao, ciao, ciao. Beh, ragazzi, questa vi facciamo vedere un po' Sant'Arcangelo, un po' smortina stasera, però insomma, giusto per darvi una così, è un po' smortina, anzi è proprio smorta bene, a parte qualche localino. Beh, dai, chiudiamo, noi andiamo a casa che abbiamo sonno, ciao.